I miei rapporti con Napoli rimangono rapporti importanti, di amicizie e ottimi rapporti. È vero, io negli anni spesso ho litigato, poi le cose le ho risistemate e quant'altro, ma credo che questa di Giovanni Lorenzo sia una cosa a parte, perché credo che è più un volere del giocatore di aver maturato questa scelta. E poi personalmente io credo che il ciclo di Giovanni sia finito qui. Quindi i rapporti rimangono buoni, però poi io devo lavorare per esaudire quelle che sono le volontà dei giocatori. E credo personalmente, perché è un pensiero anche del mio assistito, che il nostro ciclo a Napoli sia giusto. Ma faccio io il giornalista e vi faccio la domanda a voi, però voglio che mi rispondiate voi. Giovanni Di Lorenzo non è mai stato sostituito quest'annata. Come mai, e quindi faccio io la domanda a voi, a 3 minuti dalla fine della partita viene sostituito il giocatore, poi soprattutto dopo, il giorno dopo che il Corriere dello Sport aveva detto che Di Lorenzo voleva lasciare Napoli. Quindi la domanda che io vi faccio, secondo voi come mai è stata fatta questa sostituzione a 3 minuti dalla fine? O l'ha voluto Calzona o l'ha voluto qualcun altro. No, le risposte sono uno, non possono essere due. Ma Quindi l'allenatore decide e si prende la per responsabilità. me, per me l'allenatore si è prestato al gioco di qualcuno. Voi non avete il coraggio di dire le cose, Ma io l'ho però appena detto, no, però. tu hai detto uno o O l'altra. qualcun altro. No, Sono no, due no, le parti, sono due. nella vita bisogna essere netti. E no, ma Quindi netto io non lo so però, non posso essere netto perché non lo so con ma non ho le certezza. prove per Ma dire neanche certe io cose. posso essere, non posso, non ho le prove, però ti dico il mio pensiero in un modo netto, quindi tu non hai le prove ma puoi dire il tuo pensiero in un modo netto, non puoi dire l'una o l'altra. Secondo me Calzona si è prestato a determinate situazioni, perché per me non c'è un'altra spiegazione che in un anno non è mai stato sostituito, viene sostituito a 3 minuti dalla fine. Dopo che il giorno prima era uscito sul Corriere e voleva andare via da Napoli. Quindi la mia è che si è prestata ai giochi di qualcuno, poi di chi pensatelo da solo. Come sta il capitano Giovanni Di Lorenzo e soprattutto ad oggi, visto che c'è stato un po' di cambiamento nelle decisioni, qual è l'ultima proprio che si sente di comunicare? Ma innanzitutto in questi giorni si è riposato perché aveva 3-4 giorni, è andato a casa e oggi credo che c'erano le convocazioni per la nazionale, quindi è andato in nazionale con 3-4 giorni di riposo. Per quanto riguarda le altre cose, voi avete letto dalle mie interviste precedenti quello che era il mio pensiero, normalmente, ma quello non è solo il mio pensiero, perché io non sono un pazzo che esce la mattina e dice le cose senza confrontarsi con i propri assistiti. Quello è il mio pensiero e quello del giocatore e rimane tale, nel senso che non ci spostiamo da una virgola da quelle che sono state le mie dichiarazioni precedenti. E anche se arriva Conte si può cambiare idea sotto certi aspetti, perché dal punto di vista tattico magari può cambiare qualcosa, il giocatore potrebbe essere più soddisfatto, potrebbe cambiare anche la dinamica degli approcci, dei rapporti. Ma non c'entra niente l'aspetto tattico, l'aspetto tecnico, chi sia l'allenatore, non c'entra niente, quelle sono scelte che uno matura indipendentemente dal calcio, perché ci sono tante altre dinamiche, tante altre situazioni dove un giocatore fa delle riflessioni che poi lo porta a decidere in un certo modo. Conte, io sono contento che viene al Napoli, secondo me era l'unica medicina giusta per questo Napoli e credo che tutti i giocatori voi abbiano l'onore di essere allenati da Conte, ma l'allenatore non c'entra niente su quella che possa essere la decisione di Giovanni, sono delle decisioni che uno ha comunicato perché le ha metabolizzate durante l'annata e si è arrivata a una conclusione. Io Manna lo conosco da una vita, è un grande professionista, è un professionista molto evoluto, è la persona anche lui giusta per il Napoli, naturalmente Manna deve capire che il Napoli, poi farlo in prima persona al direttore sportivo è tutta un'altra storia, quindi anche lui avrà delle verifiche da superare. Però è un direttore che ha tutte le qualità per poter fare bene a Napoli, perché è un direttore che è stato tanti anni alla Juve, la Juve ti porta a conoscere tanti mercati, tanti metodi di lavoro, quindi è un direttore molto evoluto che può solo portare delle cose positive a Napoli. Napolitano, non si è mai parlato perché non c'è nessun tipo di problema, sta bene qua e quindi è inutile parlare di Napolitano.
E Foloruncio chiudiamo anche con lui, perché mi sembra che adesso tra la nazionale e il futuro del Napoli, mi sembra che uno spazio forse potrà esserci. Ma Foloruncio è un giocatore su cui il Napoli ci punta e ci crede tanto, quindi io credo che il futuro di Foloruncio sarà sicuramente al Napoli. Quindi vedi, ci sarà qualche altro giocatore che continuerà a giocare nel Napoli dei miei assistiti. Non vuol dire che se c'è uno che non vuole più rimanere, quindi i rapporti si rompono o ci ammazziamo, e ce ne saranno altri. Io penso che nella vita tutti siamo utili e nessuno è indispensabile. Un tema da affrontare che ancora non abbiamo affrontato, perché stavamo aspettando che arrivasse il nuovo allenatore, e quando arrivava il nuovo allenatore sentivamo quello che era il pensiero del nuovo allenatore. Ma Gaetano, penso che anche lui sia arrivato a un bivio, nel senso che il Napoli o ci crede e ci punta o dovrà essere ceduto.